Il gruppo San Carlo, giunto a quota 246 operatori, cresce e si amplia a Busto Arsizio senza rinunciare alla sede storica di via Castelfidardo. Quest'estate inizieremo nel 2024 una ristrutturazione di tutto il piano operatorio e degli ambulatori del piano 1 con una revisione dei percorsi finalizzati a un migliore impatto energetico e a una miglior salubrità degli ambienti anche di attesa. In realtà saranno lavori in due tranche. Sì, completeremo il tutto nell'anno 2025 con la realizzazione di una nuova area operativa, sempre nel padiglione storico del San Carlo Istituto Clinico. Abbiamo detto che l'istituto cresce, vogliamo dare qualche numero? Sì, c'è una crescita all'incirca del 15% tra il 2022 e il 2023, ma soprattutto una fidelizzazione dei pazienti. Prospettive future? Cerchiamo di crescere in diversi ambiti. Quest'anno iniziamo la certificazione della parità di genere, creeremo un info point quest'estate all'angolo di via Crispi per indirizzare i pazienti sulle aree che resteranno operative. Non è prevista una chiusura totale, ma ci sarà una riduzione degli ambulatori nel periodo di agosto, in particolare dal 10 al 31. Il tutto, precisa Tosi, cercando di creare il minor impatto architettonico e i minori disagi possibili all'utenza.